quindi che facciamo? Proviamo? I primi problemi. Nel frattempo stiamo girando questa ricetta da qui. Mamma mia che bello. Ci troviamo nelle Marche, sono le 5 di pomeriggio e stiamo letteralmente scappando dal caldo, perché stanotte abbiamo dormito vicino alle grotte di Frassassi che volevamo visitare, però i cani di media taglia non possono entrare, non c'era un posto all'ombra dove lasciare il camper e quindi lasciarli tranquilli un po' al fresco. Si moriva di caldo stamattina, oggi pomeriggio abbiamo proprio pranzato sotto il sole cocente, quindi ora stiamo proprio scappando. L'idea infatti in questo viaggio era non morire di caldo al mare in spiaggia, ma stare un pochino più in alto, in colline, in montagne, insomma un po' più al fresco, e quindi è quello che stiamo facendo. Stiamo andando sempre nelle Marche, nei monti Sibillini. Abbiamo grandi aspettative perché abbiamo visto che ci sono cose bellissime, quindi ora direzione Lago di Fiastra, vediamo come ci troviamo e speriamo faccia un po' più fresco. Stiamo andando al Lidl, stiamo anzi cercando un posto all'ombra al Lidl, che non stiamo trovando, perché prima di partire abbiamo visto proprio in un Lidl un frullatorino di quelli portatili che si ricaricano con l'USB o qualcosa del genere. Non abbiamo un frullatore qui in van, effettivamente stiamo notando che ci serve, quindi adesso andiamo a vedere se avremo fortuna e lo troviamo. Eravamo disperati di non trovarlo più, boh, buttato lì così. Ah, guarda, c'è un altro. Ecco, anche lui buttato lì, perché saranno questi gli articoli avanzati, perché infatti è pure scontato, quindi che facciamo? Proviamo? E oltre al frullatore anche un'amaca. Ed eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla nostra destinazione. In questo momento abbiamo messo il mezzo lì, ok? Quindi adesso aspetteremo questa macchina che vada via, in modo che possiamo posizionarlo con il sedere, diciamo, del mezzo qui e il portellone del camper con vista panoramica. Che ne dici Alessia? Perfetto. Quindi la serata probabilmente la passeremo qui, la nottata la passeremo qui, perché vicino c'è il sentiero per le lame rosse. Esatto, che abbiamo visto è una conformazione, come possiamo chiamarla? Vabbè, ve lo faremo vedere, è una cosa bellissima, pare, sì. Quindi dalle foto sembra bellissima, quindi domani mattina partiremo presto e andremo a vedere. Andremo a vedere. Ci avete chiesto in questi giorni come troviamo i posti dove fermarci, se in van ci si può fermare dove si vuole, se insomma ci avete fatto un po' di domande. Bene, noi utilizziamo un'app in realtà che abbiamo visto utilizzano moltissimi camperisti, che è questa qui, Park4Night, questa qua, che ti segnala proprio sulla mappa tutti i posti in cui potersi parcheggiare, poter sostare anche per la notte, ed è una sorta di community, perché tu puoi recensire il posto, così le location hanno proprio le recensioni di chi c'è effettivamente stato, e quindi è bellissimo perché prima di arrivare sai già che cosa ti aspetti, c'è ombra, c'è non c'è ombra, ci sono servizi, è tranquillo, passa un treno vicino, insomma sono tutte cose da considerare e quest'app te le prevede tutte. I primi problemi. Allora, praticamente abbiamo preso questo meraviglioso frullatore portatile. Ecco perché era in offerta. Ecco, sì, probabile, non lo so. Praticamente c'era il cavetto dentro e qualcuno l'ha attivato senza guardare cosa c'era dentro e ha iniziato a tritare il filo.
Infatti il filo è tutto tipo tagliuzzato, quindi per adesso funziona perché carico di fabbrica, ecco. Però adesso Eric sta risolvendo il problema, ha spezzettato tutto il filo e adesso, adesso devi sistemare. Vediamo cosa riesco a fare, dai. Eric e le sue competenze da elettricista. E il fatto che non possiamo neanche riportarlo indietro e farcelo cambiare, perché ci siamo spostati di un bel po', cioè noi abbiamo viaggiato e quindi non torniamo indietro per il filo. Ma io ho fiducia in quest'uomo e sono sicura che risolverà la situazione. Vedremo. Ecco qua, ci siamo spostati, quindi abbiamo girato il camper. A questo punto abbiamo l'entrata dall'altra parte con vista lago e quindi passeremo qui la notte. Non abbiamo bisogno di nulla, né di corrente né di acqua, perché tanto prima di venire qui abbiamo già riempito le acque pulite, svuotato le acque grigie, cioè le acque sporche. Abbiamo il pannello solare che ci rende autosufficienti e quindi questa notte staremo qui benissimo. Tra l'altro dietro di noi abbiamo anche dei tavolini da picnic, quindi se ci venisse voglia di mangiare fuori possiamo mangiare qui. Questa non è un'area camper, quindi non possiamo campeggiare, però appunto abbiamo veramente di tutto qua dietro, addirittura anche il bidone, quindi perfetto. Ma Calina, secondo te ce lo fa? Tu impara, osserva e impara. Pronto? Sì, dai, diciamo che è il cavo più brutto e più corto della storia dei cavi. Proprio. Però se funziona, è quello deve fare, funzionare. Esatto, vai. Facciamo la prova del 9. Vediamo se funziona. Dovrebbe lampeggiare di rosso. Allora, qua abbiamo questa. Il power bank, perché funziona anche col power bank. Che ansia. Vediamo. Si accende la spia, fantastico. Mini cavo. Evviva! Questo qua, vedi, col powerbank lo puoi portare anche ovunque. Vedi? Infatti questo è nato proprio per farti frullati on the road. On the road, smoothie. Bah, stasera proviamo il gaspaccio, che dici? Vai, proviamo. Proviamo, lo anche testiamo. Anche perché dopo tutta questa fatica dobbiamo anche mangiare. Quindi un applauso a Eric e scrivetemi nei commenti: non è un uomo da sposare? Che ti aggiusta il cavo in camper, che poi tra l'altro si porta tutte ste robe in camper, vedi? Certo, ci vuole una forbicine certa giuste. Organizzazione, chiaro, anche dal questo. Nastro. Anzi, scriveteci se volete un video sulle cose che portiamo, anche le cose inutili che porta Alessia. No. Se volete un video delle cose che abbiamo portato per questo viaggio, quindi iscrivetecelo. Abbiamo pensato di testare questo frullatore preparando una ricetta che tra l'altro ci avete chiesto nell'altro video, ovvero di preparare il gazpacho, che sarebbe questa sorta di crema fredda a base di pomodoro di origine spagnola. Ci sono mille versioni, noi faremo la versione van, la versione elefante van, con quello che abbiamo stasera. Nel frattempo stiamo girando questa ricetta da qui, mamma mia che bello. Fiastra, giusto Alessia? Esatto, siamo nel lago di Fiastra, adesso per adesso lo stiamo vedendo solo dall'alto. Domani esatto, c'è un po' di vento. Quando sì. Adesso che ti sto riprendendo con il vento tra i capelli. Bene, quindi testiamo anche questo prodotto, esatto, della Lidl. Perché in realtà cioè, ha le lame molto piccoline. Diciamo quindi, che è molto bello a vedersi. Sì, vediamo se funziona. Okay. 12 euro quanto abbiamo pagato. Vediamo. Scontato perché cavo tritato. Con cavo tritato. Bene, quindi adesso io direi che qui non ce ne stanno due. Inizio con... Lo facciamo in due parti praticamente. Cosa bisogna fare? Andare a tagliare tutte le verdure, ovvero pomodoro, cetriolo e peperone, a pezzetti piccoli, direi, perché così almeno aiuto il frullatore. Sai, tipo shooting fotografico, vento tra i capelli. Fan edition. Ok, ho tagliato pezzettini molto piccoli il mio pomodoro, vado a metterlo dentro questo bicchiere. Okay. Se voi avete un frullatore normale a casa, ovviamente mettetelo nel boccale del frullatore. Un pezzetto di cetriolo, così io lo pelo anche. Okay.
quindi li aggiungo al pomodoro. Aggiungo anche un pezzettino piccolo di peperone rosso. In realtà la ricetta originale prevede quello verde, ma noi non ce l'abbiamo, quindi giusto per dare il tocco di peperone metteremo questo. E non resta che aggiungere un pezzettino di aglio. Io, visto che questo sarà per uno, praticamente vado a mettere proprio un pezzettino piccolo piccolo. C'è chi mette la cipolla, chi mette l'aglio, io metterò proprio appunto un pezzettino piccolo di aglio, perché un po' ci va. Dell'olio andiamo ad aggiungere due cucchiai. La ricetta prevede anche l'aggiunta di un pochino di acqua, se lo vogliamo un pochino più liquido, e quindi io glielo aggiungerò, e anche l'aggiunta dell'aceto bianco, di mele, di vino. Noi non ce l'abbiamo, io soltanto quello balsamico, quindi utilizzerò un pochino di limone. Qualche goccia basterà per dare un tocco un po' acido. Ve l'avevo detto che questa è la Van Edition del gazpacho. Esatto. E direi che ci siamo. Anche perché dobbiamo vedere se funziona. Se funziona. Adesso okay. Abbiamo, cioè, le aspettative a mille, mannaggia. Ah sì. Ok, lucina verde. Ah no, aggiungo un po' d'acqua perché secondo me non frulla senza un po' d'acqua. No. Secondo me non viene, Ale, perché deve frullare tutta quella roba. Prima deve frullare quella. Attenzione. Sopra, poi sotto, come fai? Speriamo, perché adesso ho proprio voglia di che lo faccio. Quindi ci siamo. Vado, eh? Vai! Ok, il problema è che era troppo pieno, quindi ho svuotato un po' di ripieno qua dentro e adesso finalmente trito. Vado. Paffa. Ok. Con poco riusciamo, sembra che riusciamo a farlo, perché ragazzi è la prima volta che utilizziamo questo aggeggio. E beh, dai, che bello. Sì, è venuto, questo vedi? È un gazpacho, eh? Alla fine ne vengono, sì, praticamente possiamo dire due porzioni. Che robe che facciamo qua. Questo per voi, ragazzi, perché ce l'avete chiesto, effettivamente d'estate ci sta, quindi... In van. Ho rimesso la parte che avevo escluso prima e quindi faccio la stessa cosa ora. Eccolo. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Sembra. Vediamo un po' la consistenza. C'è. Anche questo. C'è. Non mi resta che aggiungere del sale. Mescolo un po'. Ah, importante, la ricetta originale prevede l'aggiunta anche del pane, però io l'ho fatto diversissime volte a casa senza pane, a volte anche aggiungendo dei legumi tipo dei fagioli bianchi viene buonissimo. Quindi ecco, stasera ci mangiamo questa versione. Assaggio, eh? Vai. Qua. Certo, col frullatore di casa più potente viene meno granuloso, però il gazpacho è buono anche quando sì. È un po' granuloso, quindi... E lui ce lo accompagniamo noi con del pane, dei crostini, buonissimo. Faccio un'altra tranche, perché alla fine questo me lo mangio tutto io, mi sa. Ah sì, quindi fai un'altra porzione anche per un'altra me? Un'altra porzione, sì, ma assaggia anche tu, dai. Vai. Buono! Buono? Che buono! Con il pane è top questo. Cenetta per l'estate, meravigliosa. E guardate un po' cosa abbiamo comprato l'altro giorno. Crescia, già tagliata, pronta da farcire. Abbiamo scoperto che è una specialità delle Marche, la crescia. Esatto, speriamo di non dire un errore, che poi magari è una cosa umbra. No, è delle Marche. È delle Marche. Confermateci questo. Confermateci questo, perché comunque dove siamo passati siamo stati un po' nelle Marche.
un po' in Umbria, poi siamo ritornati nelle Marche, ma andando comunque sempre dritto, la strada era sempre, no, siamo andati più regioni. Quindi adesso io me la taglio e Maca, non è per te Maca, assolutamente no. E voilà. Condisco ancora con un filo d'olio. Un pochino di pepe, a piacere assolutamente. Poi ci pucciamo anche proprio questa nostra crescia. Tac, tac. Che bella e che buona che deve essere. Sì, assolutamente. Tac. Tac! E io non vedo l'ora di mangiarmela. Insomma, gazpacho un po' improvvisato con quello che avevamo in frigo e con questo acquisto del giorno, così, che abbiamo trovato scontato, rotto. Cioè, esatto, vabbè. Noi vi abbiamo voluto raccontare proprio la quotidianità. Sulle Fante Van succede anche questo. E quindi, se questa ricetta vi è piaciuta e la rifarete, anche magari a modo vostro, aggiungendo del pane oppure il peperone verde, come vi ho indicato prima, ecco, fatecelo sapere.